una legge ferrea della geostrategia, in base alla quale grandi potenze proibiscono ai paesi confinanti, laddove sia possibile, di avere una linea di politica estera che rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale. Si tratta ovviamente non di una legge fisico-naturale, non equivale cioè alla legge di gravità, in base alla quale se prendo un oggetto e lo lascio cadere, quell'oggetto raggiungerà il terreno e lo farà sempre, non ammettendo mai eccezioni, bensì di una norma naturale di tipo sociale, ovvero di una norma che, dal mio punto di vista, si colloca a metà strada fra la legge di tipo fisico-naturale e la norma di diritto positivo. La legge della geostrategia di cui sto parlando e che è centrale nei lavori del politologo americano John Meshmeyer non è una legge positiva, cioè posta da un'autorità religiosa o statale che sia e resa cogente attraverso l'uso della forza, e non è nemmeno una legge fisica, in quanto ammette delle eccezioni. Essa è ricavata induttivamente dall'osservazione dei casi concreti ed ha una funzione non prescrittiva, bensì ha una funzione descrittiva predittiva. Questa norma è utile per prevedere i possibili sviluppi delle dinamiche geopolitiche. L'obiezione che è stata mossa a questa posizione, potremmo dire deterministica, delle scienze politiche da parte di Michele Boldrin in un suo video, la trovo alquanto sciocca. Egli ritiene che, siccome esistono dei controfattuali rispetto a questa legge, cioè dei casi che fanno eccezione ad essa, lui ad esempio cita il Cile, il Messico, il Perù, la Bolivia, l'Argentina, Cuba stessa, allora il contributo di John Meshmeyer andrebbe gettato via, considerato una idiozia. Come ho avuto modo di spiegare in precedenza, la legge della geostrategia di John Meshmeyer, non essendo una legge fisico-naturale, non ha la pretesa di essere assoluta. Essa, essendo una legge naturale di tipo sociale, ha come scopo quello di descrivere la realtà ed essere utilizzata per effettuare delle previsioni sul prossimo futuro. Qualora le eccezioni si appastellassero e aumentassero di numero, allora sarebbe opportuno modificare questa legge, anzi, in qualche modo gli operatori delle scienze politiche sarebbero indotti a modificarla naturalmente, in quanto essa non potrà più svolgere la sua funzione predittiva. Tra l'altro, i casi citati da Michele Boldrin non rappresentano affatto un'eccezione alla legge della geostrategia di cui sto parlando. Le grandi potenze, infatti, non tollerano che gli stati confinanti abbiano una linea di politica estera che minacci la loro sicurezza nazionale. Non hanno invece alcun fastidio nel momento in cui gli stati confinanti esprimono delle posizioni politiche o ideologiche lontane dalle loro. Tanto è vero che gli Stati Uniti non hanno nessun problema a confrontarsi con potenze autocratiche o comunque espressione di ideologie completamente differenti rispetto a quella della liberal democrazia.